Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, allora avete già letto dal titolo, la Juventus cede il titolo Under 15 all'Inter ai calci di rigore. L'Inter vince ai calci di rigore, e Under 15 femminile. Ci speravo, devo essere sincero, era un titolo che pensavo si potesse portare a casa, anche, oltretutto dopo che il primo tempo si era concluso sul risultato di 1-0 per le bianconere con la rete di Nava. Nel secondo l'Inter ha pareggiato, poi occasione da una parte e dall'altra, io l'ho letta in diretta testuale. Infatti io ho messo 5-4 dopo calci di rigore, in realtà non ho la certezza che sia finita 5-4, l'ho messo per dare l'idea che ha vinto l'Inter, ma in realtà non so quanto, non hanno messo quanto è finita la partita. Un peccato perché è un campionato lungo, difficile, e resta comunque la consapevolezza che questa squadra è un under 15, ma in realtà è un under 14, quindi avrà il prossimo anno modo di rifarsi in questa categoria. Però ecco, sicuramente rimane un po' il dispiacere perché queste ragazze meritavano secondo me di vincere, così come meritava l'Inter, cioè a livello, sono squadre che quando arrivi così in fondo tutte meritano di far bene poi alla fine. Peccato, adesso restano due finali per le giovanili bianconere. Domani sera alle 20:30 ci sarà la finale della Under 16, sempre contro l'Inter, che quest'anno però devo essere sincero a livello giovanile ci sta asfaltando. L'Inter a livello giovanile è veramente un'organizzazione importante e sarà molto difficile. Sinceramente speravo anche nell'Under 15 perché non ho molta fiducia nell'Under 16 domani, non perché non sia forte, ma perché l'Inter nell'Under 16 l'ho vista giocare ed è veramente forte, nell'Under 16 maschile. E poi sabato con la primavera delle Juventus Women, sabato alle 16 sarà veramente difficile perché anche lì il Pit Bari gioca con quasi tutti i titolari anche in Serie A e giocheranno quasi tutte la partita primavera. La Juventus ha tante defezioni, sarà difficile, noi siamo la Juve, abbiamo dovere di crederci sempre, però diciamoci la verità, questi due campionati Under 15, quello perso con l'Inter 5-0 e quello perso oggi con le donne ai rigori, sinceramente erano forse quelli più fattibili per quello sulla carta. Però ecco, non dobbiamo mollare, adesso sotto conti fare i ragazzi dell'Under 16 domani e le ragazze della primavera sabato. Speriamo di portarne a casa, ovviamente il sogno sarebbe tutte e due, ma almeno uno, insomma, per portare a casa almeno un titolo giovanile, anche se difficili, saranno difficili. Ma siamo la Juve, dobbiamo crederci sempre e mollare mai. Ragazzi, io vi saluto, ringrazio tutte le ragazze dell'Under 15, ringrazio ovviamente JWS Juventus come supporter che mi dà la possibilità di mettere questi video, ringrazio le ragazze della Under 15 comunque per la splendida cavalcata fatta finora e a me non resta che augurarvi una buona serata e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!